Un vero e proprio colpo da film, quello messo a segno al centro commerciale Il Magnifico di Arezzo. Alcuni malviventi infatti si sono fatti chiudere all'interno e poi nel corso della notte hanno razziato ben 5 attività. Un furto studiato nei minimi dettagli. I ladri infatti non hanno lasciato nessun segno di effrazione all'esterno e dunque tutto lascerebbe pensare che siano rimasti all'interno del centro al momento di chiusura attorno alle 23, nascondendosi forse dentro i bagni per poi entrare in azione solamente nel cuore della notte. 3 i ristoranti visitati, colpite poi anche altre 2 attività. Indisturbati hanno fatto danni a quasi tutte le attività che sono qui dentro. I banditi sono poi entrati anche nell'area cinema, 8 le sale presenti e chiuse dallo scorso lunedì per il decreto del governo. Il colpo è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza che mostrano almeno 2 figure a volto travisato da cappucci e cappellini a girarsi nel centro commerciale per circa una mezz'oretta prima che scattasse l'allarme volumetrico. A quel punto la fuga, spingendo i maniglioni antipanico con un bottino di qualche migliaio di euro raccolto tra fondo cassa, tablet e mance. Questo pezzo, vedi qui, c'è tutte le impronte. Hanno tirato su questo e da qui la cassa era proprio qua e l'hanno sfilato tutto da qui. In corso adesso le indagini della squadra mobile della Questura di Arezzo per ricostruire la dinamica del furto e per cercare tracce che possano permettere di risalire agli autori. Sul posto anche la polizia scientifica.